Buona serata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un nuovo oggetto che si chiama Emilo. Emilo non è nient'altro che un accessorio che si comanda con un semplice telecomando e si presta per le più svariate applicazioni, come quella di aprire un cancelletto elettrico o di alzare e abbassare una tapparella o più semplicemente accendere e spegnere la luce. Ce ne sono di vari modelli. C'è un modello da 220 volte, che è quello che vedremo oggi. E vorrei partire con le cose più semplici, che sono quelle di accendere e spegnere la luce. Oggi mi è arrivato anche il modello 12 volte. Questo modello domani lo proverò ad attaccare alla serratura elettrica del mio portoncino d'ingresso. Lo proverò una settimana e poi farò un tutorial anche per questo. Poi ci sono svariati modelli in ordine, ho anche quello a 220 con due canali, praticamente con due uscite. Lo collegheremo a una tapparella elettrica e vedremo con un semplice tasto come si fa a abbassare e alzare. In più vendono anche una station che per il momento non ho ancora e tramite quella station si possono collegare tutti gli Emilo che avete e farli funzionare con il semplice telefono. Oggi però vedremo quello da 220, oggi vi farò vedere come si collega e come funziona. Come prima cosa ho deciso di farvi uno schizzo per farvi vedere il cablaggio segnandolo con una penna, così vi darò modo di capire più semplicemente, visto che l'oggetto è molto piccolo, è fatto per essere inserito dentro in una presa e quindi poi i fili andranno tutti attaccati. In realtà ci sono anche le istruzioni nella scatola, ma non sono molto intuitive, prima cosa, e seconda cosa sono scritte in inglese. Allora, prima bisogna portare la corrente all'oggetto. Qui inseriremo il cavo blu, che è il neutro, e qui inseriremo la fase, che è quello dell'altro colore. Nel mio caso è marrone. Allora, qui dove inseriremo il neutro, in più un altro filo di neutro, che sarebbe quello blu, andrà attaccato direttamente alla lampadina. Invece il marrone, come funziona il marrone? Si farà un ponticello che da qui sarà collegato a questa estremità e l'uscita la faremo uscire da qua. Da qua uscirà il nostro cavo marrone che lo collegheremo alla lampadina. Molto semplice. E poi con il tasto si schiaccerà e si accenderà e si spegnerà la luce. Il collegamento verrà effettuato così. Come vedete, questa è la presa della corrente. Il cavo del neutro andrà fissato alla prima presa. E anche il cavo del neutro che va alla lampadina, che è questa, andrà fissato anche quello al primo morsetto. Nel secondo morsetto entrerà la fase, che nel mio caso è marrone, come vi dicevo, e anche il cavallotto. Il cavallotto che verrà effettuato con il quarto morsetto. E dopo il cavo della fase, il filo della fase che andrà alla lampada partirà dal centro, come vedete, parte dal centro e si collegherà. Adesso lo attacchiamo alla presa della corrente e lo proviamo. Questo è il telecomando, come vedete ci sono due bottoni, uno per accendere e uno per spegnere. Vedete? Si accende, se rischiacciate la A non si spegne, bisogna schiacciare il B. Ok, vi ringrazio. Se volete vedere gli altri tutorial e recensioni sugli altri modelli di Emilo, vi prego di iscrivervi al mio canale. Spero di essere stati di aiuto. Grazie.